quando poi si costruì la Casa Sollievo, critica a non finire, troppo lusso, troppo lusso. Padre Pio dice: no, non è così. Perché se in chiesa Gesù sta nell'abisside di oro, Gesù un malato deve stare in un ospedale di oro. Se avessi avuto la possibilità, l'ospedale l'avrei fatto di oro, perché l'ammalato è Gesù. Bello, bello. Che riflessione bellissima ci dà Padre Pio. Noi teniamo anche nelle nostre case gli ammalati. Sono reliquie, assistetele bene, pregate con loro per la loro salute e perché essi possano impetrare grazie, perché l'ammalato è Gesù malato che sta nelle vostre case. Questa è stata la leva della spiritualità di Padre Pio. Quindi allora non chiudiamoci nel nostro egoismo, ma siamo sempre pronti ad un cammino spirituale personale, sempre per il bene dei nostri fratelli.